Era un secolo che amava le minuzie, gli ornamenti lussuosi ma delicati nella forma e nelle dimensioni. Era il secolo del rococò e lei, Rosalba Carriera, ne fu interprete perfetta e finissima. In questi giorni a Venezia, a Carezzonico, avrete la possibilità di gustare 36 delle sue miniature su avorio che fecero letteralmente furore tra i nobili dell'epoca. E non pensate che sia arte di livello inferiore. Rosalba Carriera è stata un'artista innovativa, sperimentale. Tutti noi la conosciamo per i suoi straordinari pastelli, ma è diventata famosa come pittrice di miniature su avorio. Anzi, è stata proprio Rosalba Carriera, se non a inventare questa tecnica, a perfezionarla a tal punto da trasformarla in un genere vero e proprio. Il successo è immediato, tant'è che per i primi 30 anni della sua carriera dipingerà esclusivamente miniature. La creatività nei dettagli, la perfezione nei particolari tipica della carriera ritrattista non si perde certo in queste raffigurazioni in sedicesimo. Le capacità di Rosalba come ritrattista sono ben note, insomma, oltre a una tecnica impareggiabile riesce a cogliere perfettamente quelli che sono i caratteri, gli elementi distintivi di ogni individuo. Nessun ritratto è uguale all'altro, non solo per le diverse fogge degli abiti, ma proprio basta poco un'increspatura delle labbra, un moto dell'occhio o del viso che si riesce immediatamente a individuare la tipicità, la figura che stiamo osservando. A volte una metafora giusta riesce quasi a competere con la meraviglia di una melodia. E quella che scorre davanti ai vostri occhi, deliziando le vostre orecchie, è frutto del talento del trio Amal, che il 26 novembre aprirà il festival Suoni Oltre Confini a Minturno nel Basso Lazio. Ed eccola quindi la metafora giusta, perché nel nostro caso il confine è quello del fare musica in provincia. E lo sconfinamento l'hanno compiuto con coraggio gli organizzatori, il musicista Paolo Catenaccio, l'amministrazione comunale, la provincia di Latina per l'appunto, e i giovani di Quinte Parallele, da anni una realtà fresca ma affermata nel campo della musica di tradizione classica. 7 concerti per 7 mesi, in una dimensione che anche suona di sfida. Il palco del liceo scientifico Leon Battista Alberti, in un incontro reale tra giovani che suonano e giovani che ascoltano, ma nella speranza di coinvolgere anche il resto della popolazione. E lo ha spiegato il presidente della provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, convinto, come ha detto, che si tratti di un investimento utile per l'intera comunità, che riceverà in cambio un valore aggiunto sul versante artistico e sulla creazione di un'identità forte attorno a questa proposta culturale. E anche se non è una metafora, il concetto suona, ed è il caso di dirlo, davvero bene.